GF VIP Giulia Delellis shock contro il reality, vi spiego perché non ho vinto VIP Sweden. Grande fratello VIP, l'attacco di Giulia Delellis contro il reality show. Non è passato tantissimo tempo da quando si sono spenti i riflettori, video, del cancelletto Grande Fratello VIP 2017 e in queste ore cancelletto Giulia Delellis è tornata a parlare della sua avventura all'interno della casa più spiata d'Italia, la quale è stata particolarmente turbolenta. La Delellis, infatti, in più occasioni è stata al centro delle polemiche social per una serie di frasi e affermazioni che hanno scatenato il putiferio sul web, tanto che più volte gli spettatori da casa hanno chiesto la sua squalifica immediata dal gioco. GF VIP, Giulia Delellis si scaglia contro i reality. Le ultimissime di gossip di queste ore su GF vi rivelano che Giulia Delellis in una recente intervista ha svuotato completamente il sacco e ha detto quello che pensa su quanto è accaduto, svelando anche i motivi che secondo lei non l'hanno portata alla vittoria finale. Giulia, infatti, era una delle concorrenti favorite di questa seconda edizione del reality show Mediaset visto il nutrito numero di bimbe che la seguivano su Instagram e Facebook. Alla fine, però, non è stata lei ad avere la meglio al televoto finale bensì Daniele Bossari. A proposito di questo verdetto finale, Giulia ha detto che la colpa della sua non vittoria non è assolutamente delle bimbe che non si sarebbero impegnate abbastanza a televotare bensì di altri motivi che lei non ha voluto svelare per non creare, probabilmente, altre polemiche. Le parole shock di Giulia Delellis, volevano sporcarmi. Tuttavia a proposito delle accuse che le sono state fatte durante queste settimane al GF VIP, video, circa il suo essere omofoba dopo una serie di frasi shock sui gay che aveva pronunciato all'interno della casa, Giulia ha ammesso di non avere dubbi sul fatto che in questi tre mesi hanno cercato di sporcarla in tutti i modi e di conseguenza di metterle il bastone tra le ruote in questa avventura. Evidentemente la Delellis si riferisce anche agli scontri che ci sono stati in diretta TV con Alfonso Signorini, il quale più volte ha puntato il dito contro Giulia Delellis, arrivando anche a definirla ignorante in diretta televisiva durante la puntata del lunedì sera del Grande Fratello VIP. Parole decisamente forti quelle di Giulia, la quale in queste settimane post eliminazione dalla casa di Cinecittà avrebbe rifiutato le ospitate nei vari salotti TV di Canale 5 per disintossicarsi da reality show e al tempo stesso per non mettere altra benzina sul fuoco su queste polemiche.